È intitolato all'economista e filosofo Antonio Serra, il primo forum del Mezzogiorno, il Sud del Paese e le sfide del XXI secolo, organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza, una a due giorni, 18 e 19 maggio, in cui si sta mettendo al centro il Sud dell'Italia come asset poco valorizzato e dove si sta discutendo di PNRR e PNC e i nuovi investimenti che rappresentano un'opportunità di crescita che non può mancare. Se non si cambia l'idea che il Mezzogiorno cresca, non parte il sistema paese. Deve essere un riferimento del Mediterraneo il Mezzogiorno. Noi oggi progettiamo il nostro futuro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla nostra conferenza nazionale delle Camere di Commercio a Firenze, l'ha detto: dobbiamo conoscere il nostro oggi per progettare il futuro con una visione. Beh, noi oggi in realtà ci stiamo rendendo conto dove ci troviamo, quindi sapere l'oggi per progettare il futuro del Mezzogiorno. Il messaggio è rivolto a tutto il sistema paese. Noi non chiediamo carità, le imprese non chiedono carità, le imprese chiedono le stesse condizioni di servizi e di opportunità che hanno il resto del paese. Stimolare attraverso queste iniziative l'attenzione verso il Sud, ne è certo il coordinatore scientifico del forum. La sfida di questo, che non è un convegno come ha detto il Presidente Algeri, ma è un forum che è finalizzato a gettare, diciamo così, il seme per poter alimentare in maniera sempre più costante la discussione e l'attenzione nei confronti del Sud del Paese, del Mezzogiorno del Paese, per consentire di far emergere quelle che sono, diciamo, le peculiarità, quelli che sono i valori, quelle che sono le opportunità che il Sud del Paese, il Mezzogiorno, può offrire anche alla crescita di tutto il sistema Paese. Nella consapevolezza che ci sono problemi, che ci sono criticità, ma che ci sono anche situazioni di eccellenza, che ci sono anche, diciamo, opportunità che sono conseguenza di sforzi, che sono conseguenza anche di passione da parte dell'imprenditoria, da parte del tessuto economico locale, e questa, diciamo così, questa passione, questa caparbietà, questa volontà che si atteggia come un vero e proprio, diciamo, cambiamento, deve essere, diciamo, valorizzata, deve costituire l'humus all'interno del quale il Mezzogiorno del Paese deve, diciamo così, mutare, invertire, diciamo, la propria tendenza e riallinearsi al resto del Paese.